diamo voce alla platea, come si può dire, anche perché magari delle relazioni sono state fatte sul lavoro dei lavoratori, non tutto è stato riferito, o qualcuno che ha maturato un intervento, un'osservazione, domande, tutto quello che volete, adesso la parola a voi. Chi interviene dice il proprio nome, si qualifica bellamente per l'impegno che ha nella Chiesa, così ci possiamo conoscere. Qui c'è un microfono pronto. Che è un vecchiaccio? Comandiamo la brevità degli interventi, questa è la possibilità a tutti. Sì, la brevità d'accordo, però secondo me quando... Allora, io sono Domenico, vengo da Roseto. Allora, io stavo parlando prima con qualcuno perché ho l'impressione, spero che non sia un pessimista, però ho l'impressione che le chiese tendono a svuotarsi. E la mia idea è quella di puntare sui giovani. Quindi, come dicevo con Alessandra prima, su un catechismo un pochettino più mirato, magari di fare pure il programma catechistico durante l'anno, magari farli sentire sempre un argomento nuovo in modo che li interessino di più. Poi quel programma che ci ha detto Sandra è il fatto di coinvolgere i giovani nel dopo cresima, un'ottima idea, io direi, però queste idee non devono, secondo me, rimanere nel cassetto, ma devono essere calate sul campo, perché diversamente facciamo soltanto dei discorsi e poi in pratica non è niente. Più o meno queste cose qua. Poi volevo dire anche un'altra cosa che adesso mi sfugge, quando magari tornerà, forse riprenderò la parola in un altro momento, se comunque se ci sono altre persone che vogliono dire, per me è un piacere grosso, perché questi incontri sono per me delle sorgenti di idee, le sorgenti di idee sono sorgenti di energia. Grazie. Prego. Buongiorno, io sono Giancarlo di Roseto e della piccola opera Caritas. Mi posiziono vicino a Don Franco e vi ringrazio per il tuo intervento. In maniera particolare a me ha suscitato delle emozioni per due cose. Uno per la tua delicatezza, perché tu hai esordito dicendo ringrazio coloro che ieri sono restati ai laboratori. Allora, in situazione nave tante volte si parla alla manzina, ai presenti, agli assenti che ci stanno, invece tu hai invertito, l'ottica, hai invertito la mentalità, e di questo ti ringrazio. E poi anche per una tua condivisione, tu hai fatto un intervento bello forte, è stato registrato. Tu hai detto anche io non ho dormito questa notte, un po' per gli impegni, un po' forse ho pensato anche perché tu senti la responsabilità di questo. Quindi magari, perché quando vedi che c'è qualcosa, magari qualche cammino, qualche passo ulteriore da fare, ecco, ne senti il peso ma nel senso fuori, cioè nel senso senti che la difficoltà per crescere è l'impegno per crescere. E quindi ecco, per queste cose ti ringrazio, per la tua delicatezza sotto questo aspetto. E poi tu hai fatto riferimento a una nuova mentalità che noi dobbiamo avere nei laboratori.
quindi non vuole essere solamente un'imposizione, ma è uno strumento per vivere nella Chiesa. Io lo interpreto in questo modo, sotto questo aspetto apprendo anche le vostre sollecitudini, insomma, per questo. E poi, che dire, i lavoratori, è emerso, Sandra l'ha detto molto bene, lo scorso anno hanno dato comunque dei frutti, anche dei frutti concreti, insomma, sono state delle cose proprio concrete. Quindi è importante ribadire quello che deve essere il modo e l'attenzione per viverli e per portarli al meglio, come hai fatto tu prima. Mi veniva in mente così un'immagine, una parola, magari può essere una parola un po' forte, però la vorrei spiegare un po' bene, quella della disciplina, perché ci può stare una piccola disciplina che sono le regole e uno è chiamato a seguirle come delle imposizioni. Invece ci può stare una grande disciplina, che è quella che io, questa regola, tra virgolette, chiamo regole, sono delle cose, io le sento mie perché sono i modi che mi permettono di vivere nella comunità, e quindi questa disciplina che diventa il mio essere responsabile, il mio essere corresponsabile. Sangue che si diagono permanente, sono qui a titolo personale a seguito dell'invito del Vescovo. Ho molto apprezzato tutto il lavoro che è stato annunciato, specie per quanto riguarda l'ufficio catechistico, il corso biblico, la preparazione del decimomo, sono tutte iniziative notevoli, però sono iniziative rivolte a una particolare categoria di persone, cioè quelle che stanno dentro la Chiesa, e sono anche iniziative limitate nel tempo. Facciamo un magnifico spettacolo in piazza di Fresh Moco, però il giorno dopo è finito tutto. Allora io penso, l'avevo detto pure nel gruppo ieri sera, che la principale sofferenza dell'uomo, di questa società, della nostra generazione, è la solitudine. Cioè l'uomo di oggi ha tanti di quei problemi, non solo economici, perché non trova risposte alle istanze più profonde del proprio essere, e non riesce a condividerle con nessuno. E a quest'uomo che è così deluso spesso e volentieri dalla vita, che non riesce a spiegarsi tante cose, quest'uomo spesso dalla Chiesa non riceve ascolto, vive queste cose e per la Chiesa, per il suo messaggio, per le sue iniziative, no, è completamente indifferente. Allora, mi rifaccio alla mia esperienza. Io nella mia gioventù, anche oltre, mi sono dedicato alla ricerca scientifica, ho insegnato, ho fatto politica, mi sono impegnato nel sociale, mi sono impegnato nel sindacato, mi sono impegnato nel lavoro. E della Chiesa, sinceramente, non me ne importava niente, era completamente indifferente. Anzi, pensavo che nella Chiesa si perdesse tempo, mentre invece le cose da fare erano tante. Dopodiché, attraverso un'esperienza, mi sono cominciato a relazionare con altre persone che come me cercavano delle risposte, che nella scienza, nel buon senso, riuscivano a darmi. E queste risposte erano il messaggio fondamentale della Chiesa, che mi diceva che oltre la mia vita c'era qualche cosa di più elevato, no? In cui potevo trovare la realizzazione profonda di tutto quello che non riuscivo a trovare nella società.
per farla breve, in altre parole, nella pastorale che noi stiamo portando avanti, di cui ho sentito, quelli che stanno fuori della chiesa, quelli che sono battezzati e non vanno più in chiesa, non sentono le omelie, non vanno al catechismo, non frequentano i corsi biblici, non partecipano alle flash mob, no? Queste persone sono state liquidate, le esigenze di queste persone sono state liquidate, mi dispiace dirlo, con tre parole, no? Dalle nostre iniziative. Mentre invece dovrebbe essere veramente, dovrebbero essere l'oggetto più importante delle nostre attenzioni. Adesso, verso queste persone che stanno fuori della Chiesa, io penso che la parrocchia non ha mezzi, non ha mezzi. Perché l'unica parte della Chiesa, le uniche parte, personalmente perché parlo plurale, che sono in grado di raggiungere queste persone che si collocano fuori della parrocchia, che si collocano fuori della Chiesa, sono i movimenti. Eppure danno tanto fastidio, certe volte danno tanto fastidio. Mentre invece sono secondo me gli strumenti proprio pensati dallo Spirito Santo per raggiungere queste persone che altrimenti non potrebbero essere raggiunte da una pastorale che è semplicemente conservativa. Io ho avuto questa impressione qui, che noi stiamo, è come se stessimo dentro uno stanzone, chiusi, e stiamo a parlare di tutto quello che noi possiamo fare per uscire fuori. Prepararci bene, adottare queste strategie, però poi non ci usciamo. Però poi non ci usciamo. E quelle persone che, come me, come ero io 30 anni fa, 40 anni fa, no? Non vengono raggiunte perché la Chiesa sta nei propri ambiti e nessuno va da queste persone a dire: fratello, ma di che hai bisogno? Perché sei così triste? Ma vedi che c'è un mondo che tu non vedi. Allora, io penso che in definitiva tutto questo faccia parte di un nuovo modo di essere Chiesa. Mi chiedevo pure da un punto di vista più realistico che in questa azione in prima linea ci stanno i sacerdoti, inutile che ci giriamo attorno, i parroci. Ma i parroci oggi, io capisco i parroci che non sono venuti, quelli che non c'erano ieri sera, perché operati dai loro impegni in parrocchia. Ed è un'altra cosa che ho detto nel gruppo. Oggi tanti parroci sono operati da troppi impegni che non possono, non vogliono delegare ad altre persone. Ci stanno dei parroci che nella nostra montagna hanno 10 parrocchie, 5 parrocchie, 6 parrocchie. E non fanno altro che correre da una parte a un'altra, per dire una messa lì, una messa lì, una messa lì. Qui no. Faccio su. Allora, questo è uno dei motivi per cui quelle persone che anche in questo paesino non vanno a messa, non hanno modo di incontrare la Chiesa. No? Allora, la conclusione è questa, che dobbiamo trovare delle strategie per uscire fuori, perché come diceva Giovanni Paolo II quando venne a Teramo, siate Cristofori. Allora noi possiamo essere anche prepararci per avere Cristo dentro, ma se poi non riusciamo fuori a portare il suo Cristo alle persone che hanno bisogno di Gesù Cristo nella loro vita, non lo so che cos'è. Diacolo. Grazie. Altri? Buongiorno a tutti, sono Massimo e faccio parte della parrocchia di Montorio.
innanzitutto mi sento di dire che questo è stato, ed è perché ancora non è chiuso, è un incontro proprio dello Spirito Santo. Questa assemblea proprio degli organismi è un'assemblea dello Spirito Santo. Voi vi direte, ma perché quelli degli anni precedenti non erano pure dello Spirito Santo? Ma certamente. È che lo Spirito Santo ha sempre da dirci cose nuove, suadenti, affascinanti, che ci rapiscono sempre. Perché dico questo? No, ho ripensato a Don Franco che diceva che stanotte lui ha pensato, ha lavorato. Io invece ieri notte ho avuto una sorta di sogno e in questo sogno mi sono sentito dire: ma qui c'è continuità nella novità. Perché se noi partiamo dai tempi moderni, da Paolo VI, qual è fu la prima enciclica di Paolo VI? La Ecclesiam Suam, che io non conoscevo, ma che mi presentò il compianto Don Giuseppe De Dominicis, missionario, che me ne parlava continuamente. E la Chiesa era sollecitata a non avere paura, a guardare al mondo, al cosiddetto mondo moderno, senza paura, ma con orgoglio e con entusiasmo. E poi vi ricordate di Giovanni Paolo I, che era il Papa della tenerezza, il Papa dei 33 giorni, quello che per primo osò dire che la Chiesa ha un volto paterno ma anche materno. E poi Giovanni Paolo II, non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate la vostra vita, i vostri sistemi politici e culturali a Cristo, non abbiate paura di perdere nulla. E poi Benedetto XVI, che ci ha ricordato la ricchezza del depositum fidei, della non negoziabilità di alcuni principi che sono irrinunciabili. E poi Papa Francesco, l'apoteosi di tutto quello che ci siamo detti, il Papa del Vangelo, dell'incarnazione. Noi abbiamo tantissimi libri, molte volte abbiamo le nostre librerie proprio piene, qualche volta ci sono dei libri intonsi mai letti, ma c'è il Vangelo, il libro dei libri, di cui non dovremmo mai stancarci di leggere, vivere e praticare. Quindi questa assemblea cosa mi ha detto? Mi ha detto quello che ci hanno detto i papi da 60 anni a questa parte: non avere paura. Certo, diceva l'ultimo che è intervenuto, occorrono strategie, occorrono metodi. Siamo qui per questo, ce ne sono stati dati, ce ne sono stati suggeriti. Io mi son sentito sollecitato a maturare una coscienza diocesana, ma non perché devo dimenticare la parrocchia, anzi, io arrivo in diocesi passando attraverso la parrocchia, ma con questo spirito di chi non deve avere paura. Non dimentichiamoci che usciti da qui ci sono delle battaglie tremende che ci attendono, direi quasi infernali. Parlo della teoria del gender, no? Per approdare a tante altre assurdità, io definisco delle autentiche follie antropologiche. Ma in fondo il cristiano chi è? Non è forse quel tipo di grano che se non muore non porta frutto? Non è forse quel sale e quel lievito chiamato a dare senso? Ecco, ci sarà la fatica, ci sarà la testimonianza, che tra l'altro, diciamocelo francamente, la testimonianza alla fine appare perché dà conforto, ma c'è lo Spirito Santo che ci sostiene. Io vorrei chiudere questo intervento con un monito che faccio a me stesso, ma che faccio anche a voi. Non dimentichiamoci mai di pregare continuamente per i nostri pastori, perché noi abbiamo bisogno dei sacerdoti, ne abbiamo fortemente bisogno. Preghiamo per i seminaristi che sono qui presenti, per i nostri sacerdoti, per il nostro vescovo, perché ci continuino ad incitare alla speranza. Grazie. Io chiamo Piazzi, vengo dal Rosseto di Abruzzo, parola del Sacro Cuore. La prima cosa è un suggerimento metodologico. Piuttosto che fare questi due giorni, se si può prendere in considerazione anche per coinvolgere molto più la periferia, fare un giorno foraneale e il secondo giorno assembleare qui. Lo dico più che altro perché altrimenti c'è un'emorragia, con la scusa che non si può venire, due giorni, che magari, però stando sul posto, coinvolgendo in maniera un pochino più puntuale i parroci, che a livello foraneale molto probabilmente sono più disponibili,
e riservando all'assemblea più, diciamo così, conclusiva un momento qui a San Gabriele, potrebbe essere un modo per non essere troppo distante, perché io non penso che qui ci sia l'elite, sinceramente, non mi sento nessuna elite, vedo però una realtà senza nulla togliere, anzi tutti carissime. Penso però che sia, non è che ci abbia scelto proprio, se questa è la fotografia della diocesi, no, però questa è la realtà, no, ma questo non lo dico in senso dispregiativo, né in senso così angosciante, no, no, signore, vuole questo, facciamo questo, non voglio, io dicevo soltanto piuttosto che proseguire con questo, cioè con, se si può organizzare in maniera ovviamente diversa per facilitare la partecipazione, non è tanto perché per facilitarla e perché l'assemblea diocesana sia veramente un patrimonio della diocesi e non vada a estinzione, perché molte volte poi è così, l'insuccesso è talmente contagiante, invece farlo in maniera un pochino diversa per partecipare meglio, perché io penso che sia un dono di Dio questo, lo dico ringraziando il vescovo e tutti quelli che hanno organizzato, perché penso che sia un lavoro immane quello che hanno fatto e ne abbiamo usufruito poco. Questa è la mia, era una sollecitudine, ecco, solo questo. Dopo io, a livello, diciamo così, di suggerimento pratico, ho notato, ho percepito, anche quello diceva Don Franco, questa, diciamo così, e lo dico anche questo, una forma tra me, c'è quasi una sorta di considerare la diocesi come su un piano sovranazionale, cioè ci sono le realtà, ci sono le comunità, i movimenti, cioè, questo, vabbè, questo è un fatto privatistico. Poi invece c'è la diocesi. Io penso che le due cose possano andare insieme, senza nessun conflitto. Io penso che nessuno di noi pensi che Papa Francesco voglia gesuitizzare la Chiesa. È un gesuita. Ma il carisma è una caratteristica in più, è un dono di Dio. Anche qui siamo ospiti dei, come si chiama, dei passionisti. Non penso che Padre Lorenzo sia un furioso rivoluzionario che voglia che tutti diventino passionisti, ma il suo carisma, no, il suo carisma è qualcosa in più che aggiunge alla sua opera pastorale che per tutta la Chiesa. Ecco, io voglio fare questo tenatore perché non penso che nessuna realtà si voglia ergere come la Chiesa, come imitateci, non è assolutamente affatto. E concludo, anch'io penso che un'opera che il Signore ci chiama a compiere in questo tempo è rievangelizzare i battezzati, cioè quelli che sono una quantità enorme, io uso il 95%, 90%, una quantità enorme, attraverso gli strumenti, e qui entrano in gioco anche le realtà che lo Spirito Santo ha suscitato, i cursios, che mettono lo Spirito, parroci che desiderano con un loro metodo, con una loro metodologia, con una loro sensibilità, arrivare a persone che ormai hanno preso contatto con la parrocchia. Perché quello che Caritas Christi Urget Nos è una sollecitudine che ci abbiamo tutti. A me non è che piace la folla, a me dispiace che ci sono persone che non conoscono Cristo, lo conoscono molto poco, che vivono veramente senza la vita eterna. Questa è la mia sollecitudine, non la voglio targare con nessun altro segno di appartenenza, no, a me questa è secondarissimo, anche quasi insignificante, mettere la persona come obiettivo, e se questa persona viene portata a Cristo tramite i passionisti, ma ben venga che vengano i passionisti, o che venga portata attraverso i Boy Scout o qualsiasi altra realtà, ben venga, per cui torno a ripetere, non c'è nessun dualismo, c'è semplicemente una valorizzazione reciproca, e se c'è questo spirito penso che la Chiesa non è affatto, diciamo così, in una fase agonica. No, penso che la Chiesa ogni
ha bisogno di essere semplicemente incoraggiato, perché si intesa come fratelli che fanno parte di questo. Grazie. Io vorrei mia è solo esperienza. Mi chiamo Tiziana, sono catechista e lavoro anche nel gruppo dei battesimi nella parrocchia. Ma ecco, volevo ribadire un po' quello che diceva Biagio, che io mi sento della Chiesa. Io non sono, non appartengo solo alla parrocchia, alla mia parrocchia, oppure alla mia esperienza. Se mi dovessero chiamare per raccontare la mia realtà di coppia con il marito, oppure di educatrice con i figli, oppure io sono disposta ad andare nelle altre parrocchie, voglio dire, dove la mia esperienza può essere utile e fruttuosa per gli altri. E questo anche al di là della diocesi. Noi, ecco, io non mi sento di essere né catecumena né parrocchiana, mi sento di essere nella Chiesa. E quindi questo per ecco, dire quello che anche dal convegno, da quello che si è stato detto, insomma, emergeva nella mia vita. E poi anche per quanto riguarda questo discorso, la mia esperienza anche di cammino e di fede, io ho partecipato anche con il parroco quando c'era Don Gianni al post-cresima, avevo una diciamo impegnata ad aiutare questi giovani del post-cresima, li ho portati avanti per 7-8 anni, poi lui è andato via. Però come diceva anche non mi ricordo Sandra, questi ragazzi come hanno fatto teatro, hanno fatto arte, hanno fatto musical, e siccome insegno anche in una scuola elementare a proposito del genere, sto mettendo appunto un progetto proprio per gli alunni della primaria, un progetto dove vado a chiarire il ruolo della famiglia di generi come luogo di autostima e di scoperta della propria identità. E quindi mi sento investita di questo compito di essere cristiana, poi ovunque il Signore mi ha messo nella mia semplicità, nella mia mettendomi al servizio. Ecco quello che dicevo all'intervento che ho fatto venerdì. Ecco, io mi sento, se scopro che l'altro è dono per me, il Signore me ne ha messi tanti accanto, persone che mi hanno voluto bene, che mi hanno aiutato, no, mi sento nella mia piccola fede di contraccambiare, di dare, di essere dono. Grazie. Altri? Vediamo un po'. Sono Don Pietro, parlo qua per questo. Ero preoccupato di comprare una cosa stanotte. Quell'altro ho visto l'altra notte. Ma che manco di qualsiasi. Una preoccupazione. Io ho sempre il focus della sussidiarietà, no? Il rischio è quello di fare degli stati generali. Il rischio è quello di fare degli stati generali. Una specie di politburo, comitato centrale, che voglio uniformalizzare tutto. Io penso che bisogna fare una cosa più leggera, fare delle proposte, no? In generale, se no, questo è il modello a me sembra della chiesa nordica, no? Milano, dove tutto è programmato. Noi viviamo nel meridione, cioè siamo un po' più, no? Più francese, un po' più. È diverso, il nostro mondo, la nostra gente, è diversa. Cioè solo dice buon lavoro, dico, no? Quando si saluta, buon lavoro. Da noi non si dice. Perché da noi il lavoro è fatica, è un'altra cosa. Siamo fatigati, capito? Cioè c'è un altro mondo, cioè, no? Allora dico, va bene questi incontri, li conosciamo, li vediamo. Ascoltiamo anche quello che Roma dice, perché sono uffici nazionali e diciamo loro direttamente, no? Poi noi però non possiamo rispecchiare Roma. L'ufficio della diocesi di Teramo non sono lo stesso ufficio della diocesi di Milano, perché noi non siamo Milano e quindi abbiamo altre esigenze.
accendiamo un tema, un argomento, poi ben venga lo sviluppo della Sacra Scrittura, ben venga, no? Però dobbiamo essere, penso io, come struttura, lo dico per me, per il gruppo, e sto facendo le sottotitoli, più leggeri. Dobbiamo essere più leggeri nelle proposte, anche lasciare libertà ai parroci, ai loro collaboratori, perché la mia parrocchia è diversa da altre esigenze di quella di, non so, tipo Montone a Mosciano o Rocca Santa Maria, no? Cioè sono realtà completamente diverse. Allora, va bene, ci ascoltiamo, ci annusiamo, non ci dobbiamo tornare ad annusarci, no? A sentire l'odore dell'essere cristiani, appartenendo alla stessa chiesa, alla stessa comunità. E poi però dopo non possiamo essere troppo esigenti, troppo, se noi facciamo il comitato centrale, il comitato centrale, i piani quinquennali, poi abbiamo visto che fine hanno fatto. Te lo scuso. Altri? Non è importante questo dibattito. Non posso problemi. Io volevo solamente, siccome parliamo sempre purtroppo in generale, io dico, noi abbiamo un capo, io ho esperienza da militare, quindi l'esperienza è stata bella. Scusa, mi piace, ma noi siamo lì, che se non ci sentiamo lì siamo finiti. No, chiudiamo la parentesi lì. Le proposte fatte sono eccezionali. Dobbiamo andare avanti con questa esperienza. Adesso il nostro vescovo raccoglierà le proposte fatte, perché purtroppo negli incontri che abbiamo avuto ieri ne sembrava un po', qualcuno mi corregge se sbaglio, due rabbini, tre verità. Noi eravamo quattro persone e sei proposte. Il nostro vescovo e chi è proposto raccoglierà. Io auspico che vengano ripetute le iniziative fatte l'anno scorso, come le riunioni foragnali che abbiamo fatto, che sono servite tantissimo, anche se dopo magari lasciano il tempo che trovano, perché, però ognuno riporta la sua esperienza, almeno nella sua parrocchia, e questo è molto importante. Come pure il corso biblico, qualcuno l'anno scorso ricorda quante proposte sono state fatte. Il nostro vescovo ha proposto, dice, come il professore giustamente ha fatto, di ampliare e approfondire quello fatto. Invece chi voleva i salmi, chi voleva la Bibbia, chi voleva San Giovanni, allora si raccoglie tutto, però gli esperti sono qui. Noi non possiamo altro fare altro che metterci a servizio, possibilmente quando ci tocca in silenzio, e fare al meglio questo servizio, perché l'esperienza, la testimonianza di ognuno di noi può portare qualche frutto in più. Se poi non lo porta, però l'impegno è stato quello.